Ciao amici, benvenuti in Cucina con Mauro. Oggi vedremo come preparare il pollo alla cacciatora. Vediamo assieme gli ingredienti: una coscia e una sovracoscia di pollo, sedano, carote, cipolle, delle olive nere, del rosmarino, olio, sale e pepe e del brodo vegetale. Andiamo alla preparazione. Prendiamo una padella e mettiamo dell'olio. Io uso dell'olio extravergine d'oliva. E mettiamo il nostro trito di sedano, carote, cipolla. Andremo a cuocere un quarto d'ora, più o meno. Adesso andiamo a mettere un pochettino di brodo nella verdura. Andiamo avanti con la cottura. Qualche rima. A questo punto andiamo a mettere il pollo dalla parte della pelle sotto. Facciamo arrostire bene per tutti i lati. Adesso che è ben rosolato, andiamo a mettere un bicchiere di vino bianco. Fuoco sempre al massimo, meno l'alcol evapora prima. Adesso andiamo a mettere il rosmarino. Quando vediamo che asciuga, mettiamo un pochettino di brodo. Andiamo avanti con la cottura. Più o meno sono su 40 minuti i tempi di cottura. Adesso saliamo e pepiamo. Ecco il nostro pollo a metà cottura. Adesso andiamo a mettere le olive nere. Facciamo andare per 5-6 minuti e poi il nostro pollo è pronto. Ecco che il nostro pollo al cacciatore è pronto. Ecco il nostro pollo con le carote. Tenerissimo e buonissimo. Fatelo!